La tradizione vuole che l'immagine della Madonna sul tavolo sia stata dipinta dall'Evangelista Luca, portata da Costantinopoli a Siponto nel V secolo d.C. e donata dal vescovo Lorenzo Maiorano alla città di Arpi. Poi, forse a causa dell'iconoclastia, il tavolo fu abbandonato fino al 13 agosto del 1073, quando fu miracolosamente ritrovato da alcuni pastori che videro un bue inginocchiarsi ad un acquitrino da dove emerse il tavolo con il volto di una Madonna a cui fu dato il nome di Santa Maria in Focis. I pastori, forse anche per proteggere quel prezioso legno, lo avvolsero in alcuni pezzi di stoffa e lo portarono in una capanna attorno al quale, proprio per la devozione a quella Madonna, si sviluppò la città di Foggia. Da allora l'immagine della Madonna è avvolta in veli, anche se non c'è certezza se i veli fossero davvero 7. Forse il numero è simbolicamente legato al numero dei sacramenti o delle virtù cardinali o ancora dei vizi capitali. La prima ricognizione del sacro tavolo dell'icona Vetere fu effettuata nel 1667 da Monsignor Sebastiano Sorrentino, vescovo di Troia, e da due cappuccini. Una ricognizione di cui vi è traccia in un documento presso l'archivio di Stato di Lucera in cui si legge che, tolti i veli, l'immagine della Madonna appariva sbiadita sulla tavola di legno di cedro. Nel marzo del 1731 Foggia fu distrutta da un terribile terremoto che causò circa 20.000 morti. La cattedrale fu semidistrutta e il sacro tavolo fu portato nella chiesa di San Giovanni Battista, dove avvenne il miracolo. Era il 22 marzo, giovedì santo, e la gente raccolta per la messa vide nella piccola finestra ogivale il volto della Madonna. Le apparizioni continuarono i giorni seguenti e si rinnovarono fino al 1745. Tra chi ebbe il privilegio di vedere la Madonna, anche Sant'Alfonso Maria de Liguori, a cui apparve con il volto di una ragazza di 13-14 anni con un velo bianco sul capo. Nel 1782 la sacra immagine fu incoronata da Papa Pio VII e alla chiesa di San Giovanni Battista fu attribuito il titolo di Basilica Minore. Durante i bombardamenti dell'estate del 1943, l'allora vescovo di Foggia, Monsignor Farina, provvide a trasferire il sacro tavolo presso la chiesa collegiata della Santissima Annunziata di San Marco in Lamis, da cui tornò a Foggia subito dopo il conflitto. Dare un calcio all'illegalità è l'iniziativa promossa dai Salesiani del Sacro Cuore di Foggia in occasione della giornata della memoria per le vittime innocenti della mafia. I giovani calciatori della parrocchia e del quartiere, alla presenza del viceprefetto, si sono confrontati con alcuni rappresentanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Obiettivo: costruire una Foggia migliore, facendolo insieme, partendo proprio dal rione Candelaro. Questo nostro territorio, come altri territori, sono stati colpiti certamente da eventi non belli e non semplici anche negli ultimi mesi. Far incontrare i ragazzi con le forze di polizia della nostra città vuol dire creare alleanza, creare rete, perché questi ragazzi possano davvero comprendere che tutti vogliamo il loro bene, vogliamo tutti una Foggia bella. Per questo lo stare insieme nel confrontarsi e nello scendere anche in campo, per incontrarsi, non per scontrarsi. Qual è stata la risposta dei ragazzi? La risposta dei ragazzi è bella, anche se a volte si sentono dei silenzi che preoccupano, perché scegliere non è facile, scegliere in questi territori è più difficile che scegliere in altri territori. Ma per questo è importante una realtà come la presenza dell'oratorio del Sacro Cuore in questo quartiere, per questo è importante la presenza di scuole che funzionino, per questo è importante la presenza di tante realtà belle associative che sono a servizio di questi ragazzi, perché possono essere davvero giovani liberi di scegliere. Voi attraverso l'oratorio svolgete anche attività di prevenzione per fenomeni di microcriminalità, ma cosa si può fare per contrastare di più l'illegalità? Contrastare di più l'illegalità parte da scuole che funzionino, da chiesa che funzioni, da associazioni presenti sul territorio, da Stato presente e vicino a chi ha delle difficoltà. Ma solo questo forse non basta, c'è bisogno sempre di qualcosa in più, soprattutto in questi contesti. Allora proprio in queste realtà non basta
dare le stesse risorse, le stesse forze, le stesse presenze. Bisogna davvero scommettere un qualcosa in più. Non si può trattare tutti allo stesso modo, non si possono fare misure uguali tra territori disuguali. Il comune di Vieste si costituirà parte civile nel processo per l'omicidio di Antonio Fabiano, ucciso in un agguato nell'aprile del 2018. Per quell'omicidio risulta rinviato a giudizio Giovanni Iannoli. L'udienza preliminare del processo è fissata per il prossimo 25 marzo. Il sindaco Giuseppe Nobiletti ha spiegato che il comune di Vieste è istituzione ed ente di prossimità della comunità cittadina, soprattutto in relazione alla salvaguardia di quei suoi valori di riferimento in tema di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, di tutela della convivenza libera, civile e democratica, di rispetto della legalità e di salvaguardia della libera iniziativa economica. In tal senso, ha proseguito il primo cittadino, la costituzione di parte civile nel processo assume il duplice significato di un atto di tutela di quei valori e interessi comunitari lesi dal giogo mafioso e di atto di contrasto alla malavita organizzata. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa un anno fa dal GIP di Bari nei confronti di Giovanni Iannoli, di 35 anni, accusato dell'omicidio di Antonio Fabiano, di 28 anni, e del tentato omicidio di Michele Notarangelo, di 25 anni, avvenuti a Vieste, come detto, il 25 aprile del 2018. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, quel giorno, intorno alle 22 in via Tripoli, Fabiano e Notarangelo erano a piedi quando un comando di almeno due persone, armate di AK-47 di pistola, hanno sparato in direzione dei due. Fabiano rimase ucciso, mentre Notarangelo riuscì ad evitare i colpi. A Stornara, nei cinque reali siti, nonostante la pandemia e l'isolamento forzato di questi ultimi due anni, un gruppo di ragazzi ha dato vita ad un interessante progetto che ha visto coinvolti anche i nonni del paese. Si chiama Crea et Labora ed è un'iniziativa nata grazie alla partecipazione al bando regionale Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie. Il progetto è durato 18 mesi, in cui sono stati svolti diversi laboratori. È stato presentato nel primo giorno di primavera, che coincide proprio con la giornata dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. L'orto Bellezza e Legalità era un'area dismessa che oggi ha preso vita ed è diventata un esempio di cittadinanza attiva e responsabile, di convivenza civile, di salvaguardia e valorizzazione del territorio. Crea et Labora è un progetto che nasce grazie alla partecipazione al bando Bellezza e Legalità. La nostra idea era quella di far partecipare dei ragazzi dagli 11 ai 14-15 anni ad un progetto, a un percorso di laboratori volti a sensibilizzare appunto i ragazzi, a sentirli cittadini del proprio territorio. Sono stati 18 lunghi mesi perché abbiamo attraversato la seconda fase della pandemia e questi laboratori sono serviti tantissimo ai ragazzi per socializzare, anche se pur inizialmente a distanza sono state fatte delle attività di presentazione di questi laboratori e di conoscenza degli esperti. Complimenti a questo team di ragazzi che si stanno impegnando per il sociale, per Stornara e per tutta la filiera, sia dei ragazzi che degli anziani. Oggi con questo atto sociale veramente diamo un segnale sia di integrazione tra i giovani e gli anziani, quello che è veramente il valore anche del territorio che è la nostra terra. Le opportunità offerte dalle zone economiche speciali e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non vanno assolutamente sciupate. È il parere unanime degli imprenditori e del Vice Ministro per le Infrastrutture, Teresa Bellanova, al termine di un confronto promosso a Barletta dall'Associazione degli Industriali della Sesta Provincia. Spendere le risorse, spenderle bene e nei tempi certi. Le risorse sono state assegnate, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha già assegnato la stragrande maggioranza delle risorse che deve gestire, che non sono poche. Abbiamo fatto interventi importanti per quanto riguarda tutte le opere, per esempio la cura del ferro, per quanto riguarda i porti, sulle ZES. Finalmente dopo il 2016 abbiamo fatto il decreto il mese scorso per l'assegnazione dei 630 milioni di euro. Una parte importante arrivano anche in Puglia. Adesso bisogna far partire
queste opere e avere consapevolezza che neanche un euro di quelli che sono destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano Complementare deve essere sprecato, perché sprecare un euro significa sprecare il futuro delle nuove generazioni. Il PNRR non è l'opportunità per fare debito, il PNRR è l'opportunità per creare uno sviluppo che deve dare risposte di lavoro alle nuove generazioni. Il problema della mancanza di infrastrutture, dell'isolamento della zona industriale di Barletta è stato spesso sollevato dagli imprenditori in questi anni. Dall'amministratore unico dell'azienda calzaturiera Cofra arriva un appello alle istituzioni nazionali e locali. Serve maggiore attenzione per le istanze del mondo produttivo. Noi scontiamo inevitabilmente dei ritardi storici. Un po' è colpa nostra, noi siamo assenti sostanzialmente come imprenditori e abbiamo un limite nel riunirci e nel farci sentire. Però non è che il ruolo dell'imprenditore sia quello del cane che abbaia. Voglio dire, le istituzioni sanno cosa dovrebbero fare, hanno i loro compiti, però purtroppo scontiamo un deficit anche territoriale evidentissimo. Manca totalmente la programmazione. In particolare io parlo per Barletta, perché naturalmente sono cittadino di questa città, e posso dire che la città è allo sbando completamente. Quindi anche se magari a livello nazionale ci sono risorse, ci sono magari progetti di massima, è mancata completamente negli ultimi 30 anni totalmente da parte di tutte le amministrazioni che sono succedute qualsiasi forma di programmazione, qualsiasi forma di vero sguardo rivolto verso le imprese e le zone industriali. Alla fine ha avuto ragione lui. L'uomo copertina del calcio Foggia in questo momento è senza dubbio Zdeněk Zeman. Il boemo ha convinto tutti, dai tifosi a cui non erano piaciute le lamentele sull'assenza di campo di allenamento di proprietà e mancati acquisti da parte della società, allo stesso canonico che in una recente conferenza stampa ha dovuto sottolineare come il progetto rossonero vada avanti. Il Foggia, visto dai derby pugliesi in poi, è decisamente un'altra squadra. Si vede movimento senza palla, sovrapposizioni, capacità di imporre il proprio gioco e soprattutto si vedono i gol. 15 nelle ultime 5 partite che hanno proiettato i rossoneri saldamente al 7° posto in classifica, con vista sul 4° posto, considerando che molto probabilmente Ferrante e compagni riavranno gli altri 2 punti di penalizzazione e che allo Zaccheria arriveranno prossimamente Catanzaro e Avellino, concorrenti per un posto nobile negli spareggi promozione. La sensazione è che in casa Foggia ci sia voglia di programmazione. In questo senso andrebbe il CDA di giovedì, che dovrà ridefinire l'assetto societario nell'auspicio che la querelle tra Pintus e Canonico sia definitivamente finita. Sempre a proposito di società, arriva l'ennesima multa dal giudice sportivo. Ancora una volta sono i petardi esplosi i colpevoli dell'ammenda, questa volta di 2.000 euro, inflitti al sodalizio di Valeofanto. 4 sono i petardi sanzionati in occasione della gara contro il Catania.